Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in esplorazione di una villa importantissima a livello storico per Bologna, infatti è appartenuta all'archeologo più importante ed illustre di Bologna, Giovanni Gozzadini, nato il 15 ottobre del 1810 a Bologna. L'accesso alla struttura è proprio qui alle mie spalle e adesso entreremo a visitarla. Siamo passati davanti a questa villa tantissime volte perché c'è una strada qui fuori a circa 100 metri che gli passa proprio davanti. Abbiamo sempre avuto la curiosità e l'interesse per questa struttura e oggi finalmente abbiamo l'occasione di visitarla assieme, quindi sedetevi comodi e godetevi questo video che sarà spettacolare. Già alla prima stanza appena entrati ci troviamo davanti a degli oggetti che non appartengono al XIX secolo, cioè al 1800. Guardate questo lampadario ad esempio, che indicativamente dovrebbe essere degli anni 60. Difatti se seguiamo il cavo del lampadario si vede chiaramente che finisce a questi interruttori, che nel 1800 non esistevano. Chiaramente nei commenti come sempre se sbaglio qualcosa potete dirmelo, che mi fa piacere, vi rispondo. E adesso andiamo a visitare le altre stanze, che sono proprio qui davanti a noi. Allora, qui ci troviamo probabilmente davanti ad un vecchio lavandino, mi sembra. Guarda, bella finestrella che dà fuori sul giardino, eh. Ok ragazzi, procediamo con la visita alle prossime stanze. Qui abbiamo notato subito su questa porta una croce che sicuramente fa parte, cioè è dell'epoca diciamo, perché è dello stesso colore identico della porta e tra l'altro qui in questo punto qua risulta anche consumata. Poi in generale ad oggi è una cosa veramente inusuale. Inoltre sulla porta speculare, a parte la decorazione differente rispetto a questa che abbiamo appena visto, è presente un'altra croce, come se volessero quasi proteggere questa zona, quindi da questa porta a questa porta, e magari anche i piani superiori, da eventuali spiriti, non lo so. Potete spiegarmelo sempre voi nei commenti, ovviamente. Ok ragazzi, abbiamo finito. Avete visto il rallenti sulle croci? Bellissime, tra l'altro, molto particolari. Qui non c'è, sì. Tra l'altro la porta è completamente diversa qua. Guarda sto pozzo. È incredibile. È fondissimo, ragazzi. Davvero, davvero particolare. Io immagino che una volta ci fosse una botola sopra, perché attorno non c'è il classico muro di mattoni che si vedono nei posti esterni, diciamo, alle abitazioni. Davvero, davvero inquietante e pauroso comunque pensare di poter cadere lì sotto da un momento all'altro. Ah, qui guarda, c'era un camino che è stato tolto. Si vede la forma della canna fumaria, diciamo. È stato probabilmente demolito, forse sono questi pezzi qua che erano nel camino, non so. Ok, proseguiamo con la prossima stanza, direi di concludere la parte sulla nostra sinistra e poi facciamo quella porta là, che sembra molto inquietante. Questa è una stanza completamente vuota. Boh, chissà cosa poteva servire. Guarda. Guarda questa stanza, c'ha due particolarità, cioè questi due basso o alto rilievi, non lo so come si chiamano, quelli che sono praticamente proprio come si possono chiamare? Tipo quadri, ma direttamente fatti sul muro e in rilievo, cioè non so come si chiamino, penso basso rilievi. Comunque, ne abbiamo uno qua che raffigura il volto di una persona, non riesco a riconoscerla, perché sopra sembra quasi che ci abbiano spastato una spugna, vedi che c'è tipo della fanghiglia, non so, non riesco a capire, comunque sporco. E poi, dalla parte opposta, vicino all'ingresso per la prossima stanza, uguale, un altro alto rilievo o basso rilievo, si vedono raffigurate due mani, il volto di una persona e un bicchiere, qui sulla nostra destra. Questo è incredibile, la prima volta che ci è capitato.
Ok, andiamo a visitare la prossima stanza. No, questa è incredibile. Questa è incredibile. Da lasciare senza parole per la maestosità. Cioè, partendo dal basso ci sono le colonne, arrivando fino vicino al soffitto con queste decorazioni, i capitelli e poi tutto l'affresco sul soffitto. Cioè, pazzesco. L'affresco anche sulle pareti, questo rappresenta sempre il Colosseo, a Roma, penso. Da lasciare senza parole. Cioè, anche la dimensione della porta per entrare qui dentro rappresenta, secondo me, proprio l'imponenza di questo corridoio che poi collega alle altre stanze. Cioè, sono senza parole, veramente, per riuscire a descrivere tanta bellezza. È difficilissimo. Cioè, ti senti proprio all'interno di un pezzo di storia. Un museo, una chiesa, non lo so, cioè qualcosa di... da lasciare senza parole. È incredibile. Immaginatevi quindi di entrare da questo grandissimo portone e trovarvi in una stanza di questo tipo. Cioè, io avrei avuto paura quasi ad appoggiarmi alle pareti e da rovinare praticamente questi dipinti, questi affreschi. Cioè, assurdo, assurdo. Ho quasi paura a camminarci anche adesso, cioè. Allora, guardando questi affreschi mi sono reso conto che tutti rappresentano dei monumenti praticamente, no? Essendo che questa villa è appartenuta, come vi dicevo all'inizio video, ad un archeologo importantissimo e probabilmente rappresenta proprio, cioè ha voluto rappresentare all'interno della villa la sua passione più grande, cioè l'architettura, i monumenti storici e cose del genere, insomma. È un peccato che siano tutti completamente rovinati, ma dal tempo, cioè non c'è presenza di vandalizzazione, per fortuna, perché sarebbe davvero triste rovinare una struttura del genere, anche se abbiamo visto ovviamente di peggio durante le nostre visite. Subito sotto la piramide ho notato questa scritta strana, cioè Alaim, con la M finale e il punto esclamativo. Se sapete che cosa significa o di che cosa si tratta, scrivetemelo nei commenti, perché non l'ho capito io sinceramente. Ragazzi, purtroppo dobbiamo abbandonare questa sala meravigliosa, purtroppo e per fortuna, perché così continuiamo l'esplorazione delle prossime stanze. Guarda quanto è piccolo sto bagno! Ecco, qui abbiamo i soliti idioti che si sono divertiti a fare graffiti. Ah, qui c'è l'accesso verso fuori, basta. Ok, qui terminano le stanze. Ora, questa è la stanza, quella storica. Passiamo qui a sinistra a vedere che cosa c'è. No. Due stanze completamente uguali, vuote, forse camera da letto, chissà. C'è la finestra, per me sì. Si sta un po' avvallando. È una birra. Sì, è gigantesca. No, vabbè. Guarda sta stanza. Senza parole, senza parole. Pazzesco. Non esiste aggettivo migliore, penso, per descrivere tanta maestosità. Poi guardate fuori che parco che aveva questa villa. Cioè, incredibile. Qui purtroppo è venuto via la maggior parte dell'intonaco, come vedete, si è proprio scrostato, probabilmente col tempo, immagino, non credo che nessuno abbia vandalizzato questa parte di villa, per fortuna. Tra l'altro sembra quasi una chiesa, magari c'era tutto l'affresco anche sul soffitto. Qua c'era un soffitto. Può darsi che fosse, no, una chiesa no, una cappella no, neanche. Non sono dipinti santi, diciamo.
Ok, terminiamo l'esplorazione del piano inferiore con la stanza qui davanti ai nostri occhi. Io ogni volta che passo di qua, cioè, ho i brividi, ti giuro, è pazzesco questa zona qua. Anche qui qualche graffito, però poca roba per fortuna. Sì, qui ho fatto i gran graffiti. Anche qui si va al piano superiore. No, murato. Qui l'ha murato, guarda. Comunque è labirintico. Ah, guarda, questa è la porta che vedevamo prima dal camino. Sì, sì. Guardate che razza di collegamento. Eccoci, siamo andati nella stanza dove c'era una volta il camino. Pazzesca. Oggi... struttura di oggi veramente boh, c'è il sotterraneo anche, eh? Oh, sembra una cripta, cioè è assurdo, guarda tutte le arcate sopra, è assurda questa zona qua, davvero claustrofobico, cioè. Guarda anche sto vasetto, guarda che è pieno di roba qua, probabilmente non dell'epoca, però comunque molto antica questa roba qua. Guarda la damigiana e il fiaschetto di vino, Samu. Guarda che figata che è. È rotto, però pensa che bello che è il classico fiaschetto di vino, no? Qui c'è un portone, chissà cosa c'era lì dietro. Per me tira fuori. Dici? Ok ragazzi, siamo usciti dal sotterraneo e ora andremo a visitare finalmente il piano superiore. Io non so veramente che cosa aspettarmi dopo queste stanze che abbiamo appena visitato. Penso e spero che sarà qualcosa di magnifico ed incredibile. Qui è caduta la cupola. Sì, ho visto. Sì. Cosa facciamo? Partiamo da destra o da sinistra? Partiamo da destra o a sinistra? Di qua. Destra, vai. Ecco, qui hanno ben vandalizzato di più. È molto bello anche qua. Non sono presenti affreschi, però è molto bello. Cioè abbiamo diverse decorazioni. Senti che eco. Vabbè, no, siamo... vieni a vedere questo cammino qua, che roba. Cioè... gigantesco, questo è assurdo, quanto è bello, guarda che decorazione anche, ah qui guarda siamo sulla stanza quella con tutti gli affreschi sulle pareti, questo hai visto questo è assurdo, guarda che meraviglia comunque guardare fuori, cioè. Ok, andiamo a visitare le altre stanze di questo secondo piano. Qui c'è il balcone, su cui non salirò per paura che crolli, però guardate che vista, ragazzi. Cioè, incredibile. Un giardino gigantesco, bellissimo. Io camminerò praticamente sui lati, vicino ai muri, perché... abbiamo visto che in diversi punti è crollato il pavimento, quindi c'è da stare un po' in occhio con l'esplorazione di oggi. Però ne vale assolutamente la pena, cioè questo è un posto che... so che ripeto sempre le stesse cose, ma non riesco a descrivervi in maniera migliore di questa se non darvi dell'incredibilità di questo posto, se non dirvi dell'incredibilità di questo posto. Questo dovrebbe essere il gabinetto, guardate. Immaginatevi quanto deve essere vecchio, cioè fatto in questo modo. Davvero assurdo. Ah, mi sono ritrovato sull'altra stanza, è vero? Un cesso da museo. Un cesso da museo, esatto. Qui siamo sul tetto della seconda. Qui siamo, sì, all'inizio. Noi siamo entrati da qui sotto praticamente. Qui però hanno iniziato la ristrutturazione, vedi? Tutte le zone sono tutte giunte bene. Ah, qui siamo nella scalinata che vedevamo prima dall'inizio. Quindi la zona più bella della villa è quella assolutamente là che abbiamo visto, cioè quella
pazzesca. Cioè, andiamo a vedere il terzo piano, poi direi che terminiamo l'esplorazione, o quasi. Però mi sa che hanno ristrutturato tutto qua. No, è tutto ristrutturato, tutto. Qui hanno fatto proprio i mattoni nuovi, purtroppo, perché perde proprio la bellezza dell'antichità. Cioè, bello però, guarda che vista, pazzesco. Vuoi mettere? Cioè, senso qui? Bellissimo. Qui purtroppo hanno tirato giù praticamente tutti i vecchi intonaci. No, non c'è più niente purtroppo. Qui no, andiamo, sta venendo giù. Esplorazione di oggi, tanta roba. Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo fuori e c'è una villetta abbandonata subito qui fuori, adesso la vedete quando esco. Voglio andare a vedere se è accessibile anche quella che magari faceva parte della struttura. Adesso lo andremo a capire insieme praticamente. Altrimenti passeremo ai saluti. Oddio. Oddio. Schiato 10 volte di cadere in un metro. Però volevo capire, vedi che lì è aperta? Sì, adesso Samu fa un giro dentro, ci dice come siamo messi e poi vediamo. Ok ragazzi, direi che vi facciamo un regalo. Oggi andiamo ad esplorare anche questa villetta proprio adiacente alla villa che abbiamo appena visitato. Credo che facesse parte sempre dell'altra struttura. Adesso lo scopriamo assieme. L'accesso... Aspetta un attimo che spostiamo la scala, che sennò volo di faccia per terra. È un po' brigoso. Oh, esitato. Dio buono. Oh, qui intanto c'è l'attaccapanni che è una figata. Guarda il lampadario, siamo... Bellissimo questo, eh. Questo è bello, bello di mondi. Questa è una stanza vuota ormai, direi. Soffitto messo bene, sembra. No, guarda gli adesivi! Ah, sì. Che belli! C'erano dei bambini qua sicuramente, allora. Sono belli e allo stesso tempo molto tristi. Boh, è abbastanza toccante questa scena, vi dico. Questo è un camino che... pazzesco anche questo qua, gigantesco. Andiamo a vedere su al secondo piano. Comunque ragazzi, come seconda esplorazione del 2023, direi che è andata a gonfie vele. Sono felicissimo. Il posto di oggi è incredibile. Davvero incredibile. Ma che cazzo sta? Non lo so. È la rana di vetro. Sì? Sì. Guarda. Cioè, cerca di non muovere. È bellissimo. Guarda che roba. È intero. È bellissimo. È tenuta da Dio. Sì, è pazzesca questa. Cioè, è nuova. Tenuta benissimo. Sembra abbandonata oggi. Sì. Questa è molto più recente però dell'altra. Sì, sì. Che purtroppo le stanze sono un pelo scarne. Cioè, mi sto perdendo. Questo tanta roba. Cioè, anche qua c'è un'altra gabbietta per gli uccelli, diciamo. Più che altro non capisco tutte queste bottiglie di birra vuote così. Forse qualcuno ci ha vissuto per un periodo. No, la sua ha fatto una festa. Ah, è vero, può darsi. Bello però, bello, è stata carina questa piccola parentesi. È stata carina. Ok ragazzi, il video dell'esplorazione odierna termina qui, spero che vi sia piaciuto, per me è stata magnifica, la villa è fantastica, è realmente maestosa, ha quella sala con tutte quelle colonne che mi rimarrà impressa penso a vita, cioè. Niente, come sempre vi invito a lasciare un like, un commento e se non l'avete ancora fatto iscrivervi al canale, che così ci date una mano a supportarci. Detto questo, ci vediamo alla prossima avventura, ciao!